Un punto che ci consente di muovere la classifica e che ci dà ancora di più maggior consapevolezza delle nostre potenzialità. Una partita giocata alla pari contro una squadra molto forte fisicamente che se avessimo vinto nessuno avrebbe potuto avanzare a pigli. I progressi continuano a crescere e siamo sempre di più sulla buona strada. Da un esperto di derby, quale sei tu? Come lo giudichi questo? Un derby molto intenso, una partita di una grande vigoria atletica dove le due squadre a questo punto di vista hanno fatto una grossa prestazione. La Regina è venuta qua chiusa, pressava molto e dunque era difficile anche giocare un calcio tecnico per questo e per il fatto che il campo di sera era molto scivoloso, ma devo dire che i ragazzi hanno fatto una prestazione importante. Hanno controbattuto, nel gioco sporco hanno lavorato bene, abbiamo creato i presupposti 3-4 volte per cercare il gol, siamo andati anche vicini. E dunque sono contento della prova dei ragazzi. Scusami, quando ti riferisci al gioco sporco, ti riferisci a qualche sbavatura che abbiamo avuto a centrocampo, che noi siamo riusciti a... Nel gioco sporco intendo che loro pressavano forte, dunque a volte ci costringevano a lanciare lungo e era una partita giocata molto sui rimbalzi, sulla riconquista della palla. Dovevamo per forza comunque provare, visto che eravamo in casa, abbiamo provato in tutti i modi a fare la partita, loro l'hanno fatta una partita molto difensiva, ma non abbiamo mai perso equilibrio, abbiamo rischiato comunque poco. E abbiamo creato per me i presupposti per cercare il gol. Con un pizzico di fortuna si poteva anche vincere, Sì, secondo è me. vero. E sono arrivati i complimenti da Zori. Te li ha fatti sinceri, ha ricordato anche l'ultimo trascorso che avete avuto insieme. No, ma io devo dire che Gianluca oggi è venuto qua e con grande umiltà ha fatto giocare la Regina una partita molto attenta dal punto di vista tattico, ci ha chiuso quasi tutti gli spazi e cercava di ripartirci. Noi abbiamo provato a giocare, ce l'abbiamo messa tutta. E secondo me da questo punto di vista sono molto orgoglioso, l'ho detto anche ai ragazzi, della prestazione, perché abbiamo incontrato una squadra dai valori tecnici importanti, molto fisica, non abbiamo mai perso l'equilibrio, ci abbiamo provato. Peccato non essere riusciti a vincerla per fare un regalo ai nostri tifosi, tra l'altro oggi È stasera un punto importante. lo stadio era molto bello, c'era un grande coinvolgimento, sarebbe stato bello regalare loro una vittoria, ma ci proveremo ancora. L'ultima battuta, ha detto Azzori, il nostro obiettivo è la salvezza. Se il loro obiettivo è la salvezza, noi possiamo stare tranquilli. Allora. Il nostro obiettivo è quello di giocare una grande partita a Padova dopo aver fatto una grande prestazione oggi. Io non sposto mai il mirino dalla partita successiva perché è un campionato, come vi ho sempre detto, molto equilibrato e dunque noi siamo molto concentrati sul Padova adesso. Oggi abbiamo dimostrato con una squadra, diciamo, un tantino al di sopra di noi di essere competitivi e di saper giocare alla Corini. Anzi, secondo me abbiamo dimostrato che abbiamo provato a fare la partita con grande coraggio e contenendo l'equilibrio tattico e dunque questo per me fa ben sperare per il futuro. Io ho avuto il piacere di intervistarti alla prima di andata, sempre in notturna lì a Reggio Calabria, e ti chiedo cosa è cambiato nella Regina rispetto a tante partite fa e che cosa hai visto di diverso nel Crotone. Ma, rispetto alla Regina della prima giornata, questi ragazzi sono cresciuti. È evidente che oggi. Grazie anche al tuo lavoro. Ma grazie a tutti quanti, sicuramente io ci metto il massimo impegno per cercare di farli crescere, però la bravura sta proprio nel loro, nella volontà che hanno nel crescere, nel migliorarsi. Perciò oggi sicuramente la squadra rispetto a settembre è cresciuta e migliorata. Aspetta, ti faccio una domanda specifica rispetto al Crotone. Tra Menichini e Corini, che differenze hai potuto notare? Non voglio metterti in difficoltà. Mi mettete in difficoltà. Eugenio è stato mio compagno di squadra, è alla prima esperienza, quindi mi ricordo perché sono 3 anni che alleno, mi ricordo le sensazioni che ho provato la prima volta che siedevo in panchina. Stiamo parlando di un allenatore giovanissimo e di un allenatore che ha una lunghissima esperienza. Io credo che il Crotone, anche quando c'era Meneghini, stava facendo il suo buon campionato. Ora sta proseguendo sotto questa scia. Io conosco, perché ho avuto la fortuna di parlare quest'estate con la dirigenza, e so chi c'è alle spalle. Perciò quando c'è una società, c'è un gruppo, c'è di giocatori, io credo che oggi Crotone sia una piazza dove il calcio può solo crescere. Quindi la differenza tra i due allenatori non la vedo oggi, però naturalmente uno ha tantissima esperienza, l'altro ha una gran voglia di emergere. Perciò credo che oggi la squadra continui a giocare un buon calcio, continui a esprimersi molto bene. Perciò credo che sta di fatto che questa è una buona squadra e di conseguenza gli allenatori che sono passati, entrambi, hanno lavorato bene.